Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. I sindacati nelle ultime ore hanno mandato ad Andrea Orlando la loro piattaforma unitaria. Vediamo tutti i dettagli nel video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. CGIL, CISL e UIL, come si è appreso da un comunicato diffuso dalle tre confederazioni sindacali, hanno inviato al ministro del lavoro Andrea Orlando la loro piattaforma unitaria sulla previdenza, sollecitando l'apertura di un tavolo di confronto per superare l'impianto della legge Fornero a partire dall'anno 2022. I sindacati ricordano anche le loro proposte di riforma pensioni, che passano dall'introduzione di una flessibilità in uscita più diffusa a partire dai 62 anni di età con 41 anni di contributi a prescindere dall'età, che tenga conto delle diverse gravosità dei lavori, del lavoro di cura e delle donne, senza dimenticare poi il tema delle future pensioni dei giovani, che rischiano di essere penalizzate dalla discontinuità del lavoro. Per CGIL, CISL e UIL è poi necessario sostenere il reddito dei pensionati e rilanciare la previdenza complementare, varando una campagna istituzionale di informazione che sia coniugata ad un nuovo semestre di adesioni in silenzio assenso. Su tali proposte i sindacati chiedono dunque ad Orlando che si apra il prima possibile un confronto che possa trovare le giuste soluzioni anche legate alla situazione emergenziale che il paese sta vivendo. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.